Allora, mister, l'Amalfi ha perso, però possiamo dire che questa sia stata una sconfitta immeritata da parte dell'Amalfi? Lo possiamo dire, però abbiamo perso, quindi alla fine quello che conta sono i 3 punti, però abbiamo giocato abbastanza bene. Stiamo migliorando. Oggi era la prima partita del girone di ritorno. All'andata abbiamo perso 10-0 con 10 gol di scarto. Oggi abbiamo perso di 2 gol di scarto con 2 palle inattive che loro hanno segnato su un rigore, un buco così e un tiro libero, la stessa cosa. Quindi possiamo dire che possiamo essere soddisfatti. Nonostante una prestazione brillante da parte dell'Amalfi, c'è qualcosa che non le è piaciuto sul piano appunto del gioco, sul piano tecnico, tattico? No, tatticamente diciamo che noi siamo da un po' di tempo che stiamo giocando in questo modo, in difesa e ripartenze. E il problema sono proprio le ripartenze. Io lo dico sempre ai nostri ragazzi, che noi in fase difensiva siamo una squadra e in fase offensiva siamo un'altra squadra. Loro lo sanno fare, però devono capire quando è l'occasione di fare la cosa giusta al momento giusto. Oggi la stessa cosa, abbiamo preso un gol che ci trovavamo con noi la palla nei piedi, l'abbiamo passata indietro e loro si sono trovati davanti la porta. Quindi noi sappiamo, però dobbiamo migliorare, dobbiamo stare ancora più concentrati. Però niente da dire, i ragazzi si stanno impegnando e loro hanno ruotato in 10, noi in 6, 7, con 2 allievi abbiamo fatto giocare, quindi niente da dire. Su nessun punto di vista, tutto bene. Elogerà i suoi ragazzi, elogerete lei e anche ovviamente il tecnico, i ragazzi negli spogliatoi. Sì, noi le elogiamo solo per quello che stanno facendo. Noi oggi penso che abbiamo 40 punti di differenza, però ha detto anche tu, l'hai vista la partita, non ci stanno questa differenza. È normale che i ragazzi devono essere elogiati soltanto per quello che stanno facendo, anche perché noi siamo partiti in 16 e siamo ancora in 16 e ci giocheremo tutte le partite senza regalare niente a nessuno, in casa e fuori casa, non abbiamo problemi. Un'ultima cosa, l'arbitraggio ha inciso sulla gara? L'arbitraggio è stato un arbitraggio, cioè facciamo degli errori noi in sottoporta, figurati se non lo può fare l'arbitro. Capita, è normale che a volte ci può stare un po' la cosa che noi siamo a 3 punti, possono venire a volte si possono rilassare, però noi con l'arbitro ormai ho dichiarato quello che dovevo dichiarare, però non, niente, questo è stato. Carlo Kundari, è stata una vittoria sofferta. Possiamo parlare di una delle partite più difficili del campionato fino adesso? Ma noi sapevamo che venivamo a affrontare una delle partite più difficili del campionato. In settimana ci siamo preparati proprio per questo. Sapevamo di trovare un campo forse non adatto alle nostre caratteristiche, una squadra avversaria che chiaramente contro la capolista si giocava la credibilità di un campionato intero. Ma saranno tutte battaglie, tutte partite. Siamo consapevoli che su qualsiasi campo andremo a fare battaglie per conquistare i 3 punti. Ecco, primo tempo 0-0, fino al 40esimo 1-1, l'Amalfi ha rischiato anche di pareggiare, poi avete trovato il quarto gol. Possiamo dire anche che ha inciso la superficie del campo, voi giocate su una superficie in parquet, indoor, qui l'erba sintetica ha inciso sulla prestazione. Sicuramente rallenta un po' la manovra, il possesso palla, però nel secondo tempo siamo stati bravi a non perdere la testa. Io questo ho chiesto ai ragazzi, di non perdere la testa, di non avere fretta, che alla fine la partita imponevamo il nostro gioco, riuscivamo a portare a casa i 3 punti. Vincenzo Verderame, sei stato il migliore in campo, hai compiuto degli interventi davvero prodigiosi, avreste meritato qualcosina in più oggi? Sì, abbiamo fatto una bella partita. È stato importante capire che siamo anche con 3 punti all'altezza di questa categoria, perché oggi veramente la prima ha faticato per portare a casa la vittoria. Questo ci rende orgogliosi. Purtroppo non siamo stati cattivi sotto porta come loro, che al primo errore ci hanno colpito, però rispetto alla prima giornata di campionato, oggi è la prima di ritorno, magari partiamo con un piede diverso e penso che in campo si è visto alla grande. Sul piano del gioco era come se non ci fosse differenza tra voi e la capolista che sta a 40 punti, se non di più, in più a voi, ecco.
Non del tutto, cioè, ci siamo difesi bene, questo sì, perché finire il primo tempo in parità è stato importante. Purtroppo pecchiamo ancora sotto porta perché non capitalizziamo le occasioni che abbiamo. Infatti il primo tempo siamo andati 3-4 volte per la porta e non abbiamo fatto gol, e magari finire il primo tempo in vantaggio poteva essere qualcosa di diverso sia per loro che per noi il secondo tempo. Però continuiamo a lavorare e va bene così per il momento. Ecco, ottima prestazione. A chi dedichi le tue parate? Sappiamo che sei diventato padre da pochissimi giorni. Come si chiama la bimba? Vanessa. Logicamente dedico la vittoria a lei e a mia moglie, che stamattina sono tornate a casa e adesso mi aspetto un anno diverso. Diamo la disponibilità come sempre a giocare, ad allenare, a dare una mano alla società. Adesso altro che parate, toccheranno bene altri sacrifici. Eh sì, eh sì.